questa puntata. Il nuovo emporio della solidarietà a Poggiorusco. Belvedere, preghiera per le vocazioni. La visita del Vescovo all'unità pastorale Un Solo Pane. La rappresentazione della Passione a Grole. I fondi dell'8 per 1000 alla biblioteca del seminario. Incontro di studio con il Vescovo di Crema. Laboratorio sinodale a Sermide. Domenica 16 aprile, a Poggiorusco, è stato inaugurato il nuovo emporio della solidarietà L'Olivo. Il servizio si aggiunge a quelli del Centro di Ascolto delle Povertà Caritas, già presente da alcuni anni nei locali adiacenti alla parrocchia, gestito dall'Associazione San Benedetto Onlus. Sicuramente l'Emporio Olivo è un passo avanti importante per noi nell'erogazione dei beni di prima necessità, quindi i nostri servizi primari. Siamo molto contenti, è un percorso lungo, partito un anno fa, ma che ci ha portato a un bel traguardo, anche se il bello inizia adesso, insomma, con l'effettiva partenza del servizio. Molto importante, andiamo a inserirci in un contesto di rete con gli altri empori della rete Caritas come Pistello, San Zara, Bancole e tanti altri, e l'emporio solidale di comunità delle Acque. Per cui non partiamo da soli, ma siamo già inseriti in un contesto di rete a livello provinciale che ci supporta e ci ha aiutato molto nella realizzazione operativa e organizzativa di questa bella realtà. Per noi è un giorno di festa perché si concretizza un nuovo strumento di una rete di aiuto che è già stata molto preziosa per le nostre comunità. È uno strumento che responsabilizza di più le persone, le rispetta di più perché fa scegliere a loro i prodotti di cui hanno bisogno, ma responsabilizza anche noi come comunità, che dobbiamo sostenere l'emporio, aiutarlo, dare una mano a tutti i volontari, perché è un servizio veramente molto prezioso. Serve a sostenere persone, nuclei, famiglie che magari affrontano un momento di difficoltà, e abbiamo imparato in questi anni come possa capitare veramente a tutti col terremoto, la pandemia, la crisi economica, e quindi se andiamo avanti tutti insieme e non lasciamo nessuno indietro, potremmo costruire comunità più forti e resilienti per un domani sicuramente migliore. Qualche anno fa hanno chiesto chi aveva tempo di venire a fare volontariato. Io ho detto di sì, e non sapendo cos'era la Caritas, e ho detto di sì e sono venuta. Pian pianino col tempo mi sono accorta che è un valido aiuto a persone che hanno bisogno. Sono persone in difficoltà e che vanno rispettate prima di tutto, mai giudicate. Alcune volte anche sì, hanno bisogno di vestiti, hanno bisogno di pane, però hanno bisogno anche tanto di un sorriso, di una parola, di dire come stai, come va oggi, ma il bimbo, come sta il tuo bimbo, quanti anni ha, ma Dio com'è bello, com'è diventato grande, un senso di rispetto verso le altre persone. La pastorale vocazionale diocesana e il seminario vescovile, con la collaborazione di alcuni laici del vicariato San Pio X, propongono alcuni incontri di preghiera per le vocazioni, dal titolo Belvedere, che si svolgeranno nella parrocchia di San Giorgio. Il primo incontro, rivolto in particolare ai giovani, si è tenuto venerdì 14 aprile. Devo dire che l'incontro Belvedere sul pregare per la propria vocazione è stato estremamente sorprendente, perché sono partito con un'aspettativa di passare del tempo col Signore, con me stesso, e però devo dire che è stato molto più bello di quanto mi aspettassi, perché è stato un momento di estrema intimità in cui pregare per la propria vocazione vuol dire anche rimanere da soli, rimanere in silenzio, ma comunque essere guidati da un percorso che qualcun altro ha preparato per te. E questo l'ho trovato molto simbolico e molto significativo, perché alla fine la propria vocazione è un dialogo col Signore che trova il culmine proprio nel silenzio.
la parte finale è stata molto toccante, perché dopo aver scavato nel proprio intimo e aver scoperto anche di essere la perla, di avere un valore agli occhi del Signore, ecco, questa bellezza è esplosa nella condivisione con gli altri, quindi in un momento comunitario. E cosa ha detto nella ricerca? Voi avete scelto qualcuno che parla al cuore, giusto? E vi ho chiesto di provare a esprimere che cosa, secondo voi, cosa vi risvegliava, insomma, questa parola, questo pensiero. Penso che la preghiera vada condivisa e che la propria vocazione non si possa scoprire da soli o soltanto da soli, ma che ci sia bisogno di un momento di fraternità comune. Dal 17 al 23 aprile, il Vescovo Marco Busca prosegue la sua visita alle comunità della nostra diocesi, incontrando l'unità pastorale Un Solo Pane, formata dalle parrocchie di Castellucchio, Gabbiana, Ospitaletto, Rivalta, Rodigo e Sarginesco. Vediamo alcune immagini dei primi giorni della visita. Sabato 15 aprile, negli spazi della parrocchia di Grole di Castiglione delle Stiviere, si è svolta la nona edizione della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, organizzata dalla parrocchia e dal gruppo Grole come momento di meditazione nel tempo di Pasqua. La Passione di Cristo nasce nel 2011 da un'idea della comunità di Grole, ha avuto uno scopo riunificativo, diciamo, di tutte le persone che ne fanno parte, e pian piano si è allargata anche a tutto il comparto castiglionese e zone limitrofe. Questa rappresentazione viene messa in scena di norma tutti gli anni per cercare di rivivere gli ultimi momenti della vita di Gesù, in particolar modo la sua passione, ma anche la resurrezione finale dopo la morte in croce, proprio perché siamo nel tempo pasquale. Cerchiamo di far capire al pubblico che ci viene a vedere, che partecipa in questa rappresentazione, il valore proprio dello stare insieme, della cristianità, dell'aiutare il prossimo e del cercare appunto di vedere questo esempio nella vita di Gesù che muore per noi salvandoci dal peccato. Quest'anno c'è una novità, appunto, con l'unità pastorale di fare anche questa preghiera 15 minuti prima della rappresentazione con i bambini e le loro famiglie, per cercare appunto di far sì che questa non rimanga una semplice rappresentazione, ma che dia degli spunti di vita per cercare di comportarci in un modo magari un pochettino migliore o più riflessivo ogni giorno della nostra vita. Penso
che la passione possa ancora dirci tanto. È un po' la rappresentazione di tutte le difficoltà che ci possono essere, che ci sembrano insormontabili, ma che in realtà possano poi riportarci alla vita. E quindi possa essere un simbolo importante anche per noi adesso. Questa manifestazione sicuramente è molto importante e qualificante per questo territorio, anche per la grande presenza di giovani. Ecco, è bello perché c'è uno scambio generazionale importante, sono presenti persone anziane, persone mature, giovani, bambini, e questo è sicuramente un valore aggiunto di questo momento, aiuta un po' tutti a vivere la comunità fino in fondo. Per me questo evento è importante perché oltre che ricordare i momenti della cristianità importanti come la passione, abbiamo potuto anche attraversare nella notte scura e fredda, quindi anche con un po' di sofferenza, tutto il percorso che ha fatto Gesù e che ci ricorda che dopo sofferenza e tribolazione il messaggio del nostro Dio è quello di un amore infinito e di una dedizione, del dedicarsi al prossimo che ci salva. La biblioteca del Seminario Vescovile, specializzata nelle discipline teologiche, filosofiche, canoniche, storiche e artistiche, dispone di un notevole patrimonio librario a servizio delle istituzioni accademiche diocesane, ma aperta anche agli utenti esterni. I contributi provenienti dai fondi dell'8x1000 sostengono l'attività di questa prestigiosa struttura. La Biblioteca del Seminario Vescovile di Mantova ha più di 400 anni di storia e, come dice il nome stesso dell'istituzione, nasce a servizio e a sostegno della formazione culturale di coloro che in questi luoghi studiavano per prepararsi a ricevere gli ordini sacri. Nel corso dei secoli ha via via ampliato il suo patrimonio per mezzo di acquisizioni, di donazioni, di conferimenti. E negli ultimi decenni si è progressivamente aperta verso l'esterno, verso il contesto culturale e sociale della città di Mantova e del suo territorio. Per questo i contributi derivanti dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica costituiscono una fonte fondamentale per garantire non solo l'apertura al pubblico della biblioteca per 3 pomeriggi settimanali, ma anche per garantirne quelli che sono i servizi fondamentali e l'implementazione delle linee di indirizzo. Pensiamo ad esempio alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico. Il fondo del libro antico comprende più di 10.000 volumi che vanno dai primi incunaboli della fine del XV secolo fino ad arrivare ai volumi editi entro il 1830. Collezioni che sono costantemente aggiornate mediante l'acquisizione delle più recenti pubblicazioni in ambito teologico, filosofico, delle scienze sociali e della storia locale, nonché all'impegno alla prosecuzione della catalogazione che, mediante la partecipazione della nostra biblioteca al Polo delle Biblioteche Ecclesiastiche, le consente di partecipare al catalogo del Servizio Nazionale Bibliotecario. Mercoledì 19 aprile, nell'Aula Magna dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Francesco, si è tenuto un incontro con Monsignor Daniele Gianotti, Vescovo di Crema, dal titolo Oltre la paura, la speranza del cristiano. L'appuntamento conclude il percorso Andrà tutto bene, proposto dall'Istituto per riflettere sul tema della speranza in questa epoca di grandi cambiamenti. L'idea che vorrei presentare è questa, che nel contesto della cultura generale, il tema della speranza, che è il primo punto, diciamo così, è l'inizio dell'annuncio cristiano, è scivolato un po' all'ultimo posto. Kant, il grande filosofo del 1700, grande filosofo tedesco, diceva che ci sono 3 grandi domande che guidano la riflessione umana. Una è la domanda su ciò che noi possiamo conoscere. La seconda è la domanda su ciò che dobbiamo fare.
la domanda sull'etica, sul comportamento, e la terza è la domanda su che cosa ci è consentito sperare. Ciò che vorrei tentare di dire è che anche questo ordine di domande è significativo e che la sfida che abbiamo davanti è forse proprio quella di rovesciare questo ordine, cioè di fare come ha fatto il cristianesimo fin dagli inizi, di fare dell'annuncio della speranza il primo punto, il punto di partenza da cui poi discende anche tutto il resto, perché naturalmente anche le domande sull'etica, su che cosa dobbiamo fare, e anche le domande sulla possibilità del nostro conoscere sono importanti, tanto più in un contesto come il nostro dove le conoscenze si espandono vertiginosamente. E però al tempo stesso noi viviamo in un mondo in cui è difficile sperare, e questo è vero sia, come dire, nella cultura generale, sia anche nell'ambito cristiano. Per concludere con una riflessione che parte da un testo un po' sconvolgente, diciamo così, del profeta Geremia, che rivolgendosi ai suoi contemporanei in una situazione difficilissima, la situazione catastrofica della fine del regno di Davide, della fine di Gerusalemme, invita appunto a mettere da parte le nostalgie, invita a mettere da parte i sogni, diciamo così, di recuperare un passato glorioso che ormai non c'è più, e invita invece a guardare in avanti nella consapevolezza che Dio è capace di suscitare una speranza nuova e che si tratta di lavorare, guardando un po', come dire, nel corso del tempo, con pazienza e fiducia, userò un po' questa espressione, per costruire una casa alla speranza, per costruire una dimora alla speranza. E questa dimora la si costruisce anzitutto cercando la relazione con gli altri. Venerdì 14 aprile, nella chiesa parrocchiale di Sermide, si è svolta una serata di laboratorio sinodale, a cui hanno partecipato gli operatori pastorali dell'unità La Riviera del Po, con la presenza del Vescovo Marco. Focus della serata, i processi di cambiamento in atto nella Chiesa, che vedono le parrocchie in prima linea. È stata una bella occasione per incontrarci a livello di unità pastorale con i rappresentanti, e sono venuti fuori tanti spunti in questi gruppi, almeno nel gruppo in cui ero io, e c'è stata un'interessante condivisione di punti di vista anche un po' diversi tra loro, ma che penso che ci arricchiranno molto e ci daranno tanti spunti per il futuro, insomma. È stata una serata molto bella, sia per le parole del Vescovo, che sono sempre incantevoli, perché proprio uno si deve trascrivere, io non ho resistito, ho scritto, e poi la bellezza di trovare tante persone che si conoscono e a parlare di una chiesa che speriamo possa veramente essere come vorremmo, sempre meglio distribuita, quindi non le stesse persone che danno il proprio servizio con gratuità, perché guai, sempre con gioia, ma poterla distribuire anche ad altre persone che magari chissà quanti carismi migliori rispetto a noi possono avere. E poi è piacevole perché abbiamo sentito un Don Giampaolo che ha detto delle cose come sempre importanti, e grazie anche a Don Gabriele, a Don Filippo, è sempre una cosa bella, insomma. È stata una grandissima occasione di confronto e di conoscenza di altre persone di queste tematiche, che ci danno la possibilità di allargare il nostro orizzonte e anche di capire quello che dobbiamo fare per far crescere la nostra unità pastorale, e non solo la nostra unità pastorale, quindi tutta anche la diocesi di Mantova e tutto quello che è la nostra chiesa. Ecco. Quindi è stato veramente un bellissimo incontro. Alcuni appuntamenti diocesani. Lunedì 24 aprile, alle 18 a Casa Nuvolari, il Vescovo Marco Busca condividerà la sua riflessione su energie e sinergie nella spiritualità cristiana. Venerdì 28 aprile, al Museo Diocesano, una conferenza di Don Giovanni Telò sull'esperienza delle Fiamme Verdi, partigiani cattolici. Venerdì 28 aprile, all'Eremo della Ghisiola di Castiglione delle Stiviere, primo incontro del percorso della scuola di preghiera Svegliati mio cuore.
Trovate tutte le informazioni su questi e altri appuntamenti sul sito e i social della Diocesi di Mantova. Arrivederci alla prossima puntata.